Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovissimo video. Oggi guarderemo insieme Crystal Winter, che è una bambola in edizione speciale del film Epic Winter o Un inverno leggendario in italiano. Iniziamo subito guardando bene la scatola. Come vedete la scatola è un pochino diversa dal solito. Infatti la parte di plastica qui davanti è stata stampata in modo da farla sembrare dei cristalli di ghiaccio. La stessa cosa la ritroviamo anche nella parte superiore. Qui nell'angolo c'è questo bollino all'interno della scatola che ci dice che è un'edizione speciale e c'è addirittura scritto in italiano, cosa che sinceramente non pensavo. Nell'altro angolo della scatola invece c'è scritto, sempre in varie lingue, la figlia della regina delle nevi. E sotto ci dicono, come al solito, che è una serie originale Netflix. Qui, come al solito, troviamo il nuovo logo Ever After Eye e sotto il titolo del film da cui è tratta questa bambola, Un inverno leggendario. Sul retro della scatola troviamo, come sempre, il logo Ever After Eye qui in alto, varie informazioni sul personaggio che abbiamo acquistato, un paio di domande rivolte appunto al personaggio e qui sotto ci mostrano le altre bambole che possiamo trovare della stessa linea. Peccato che in questa foto abbiano messo i prototipi e infatti nella versione finale le bambole sono piuttosto diverse, a partire dai volti a finire con gli accessori che ovviamente sono spariti. Quindi la scatola la trovo comunque abbastanza carina, per essere una delle nuove Ever After Eye non hanno fatto troppi danni secondo me, anzi il fatto di averla resa un pochino più di ghiaccio lo trovo molto carino. Comunque adesso vado a deboxarla e poi ci ritroviamo qui a vedere meglio Crystal più da vicino. Ed eccoci qua con Crystal fuori dalla scatola e con quello che arriva con lei. Vi dico subito che arriva ovviamente senza stand, perché ormai Mattel ha deciso che gli stand non servono più. Quindi noi poveri collezionisti che vogliamo le bambole messe bene sullo stand, nella nostra vetrina, nella nostra mensola eccetera, dovremo ovviamente comprarceli da qualche sito cinese su eBay o da altre parti, perché appunto Mattel ha deciso di non farli più. Ovviamente insieme allo stand è sparita completamente anche la spazzola, che per carità abbiamo sempre detto che è inutile, però la trovavo una cosa carina se la bambola veniva regalata a una bambina o a un bambino. In ogni caso con lei arrivano il suo libro, che sulla scatola dicono che c'è una storia inclusa. La storia inclusa è diventata questo semplicissimo pezzo di cartone con davanti il suo artwork e una rosa viola. Quindi io non vedo tutta questa storia che loro dicono essere inclusa nella confezione. Oltre alla super storia arriva anche questo anello, dove vediamo fuori che è fatto tutto di questi cristalli blu, con questo cristallo più grosso trasparente e all'interno, spero si riesca a vedere, c'è una rosa argentata. Lo trovo veramente molto molto inutile, però magari a una bambina può far piacere. Oltre a questi, come unico accessorio per Crystal c'è la sua bacchetta magica, fatta di questa plastica semitrasparente color verde acqua, con all'interno della plastica qualche glitter argentato, ma nulla di che. Ma passiamo a vedere meglio Crystal da vicino. Devo dire che almeno il viso di Crystal è carino, infatti ha questi occhi grandi, tutti completamente verdi, con nella parte superiore e nella parte inferiore questa linea di ombretto argento, un'altra parte di sfumatura più viola, sempre di ombretto, e poi, come spero si riesca a vedere, anche dei glitter fino sotto al sopracciglio. Le sue sopracciglia sono di questo marroncino, che sinceramente non trovo molto giusto per lei, e le sue labbra sono di un rosa perlato. Ha una carnagione veramente molto chiara, quasi tendente al lilla. I suoi capelli devo dire che sono molto belli, perché sono molto morbidi e anche appena escono dalla scatola sono abbastanza messi bene e sono di tre colori. Nella parte più interna, come vedete, è un biondo quasi bianco e nella parte superiore ci sono queste ciocche di un verdino molto molto chiaro e delle ciocche invece di color viola. Sembra avere un po' meno capelli delle vecchie Ever After Eye, ma sicuramente sono molto belli. L'unica cosa che non so spiegarmi è perché qui nei lati gli abbiano messo del gel o della colla, non lo so, perché sinceramente per tenerle i capelli lisci non penso serva alcun prodotto. Però contenti loro, contenti tutti. In testa porta questa coroncina bianco perlato con tutti questi cristalli di ghiaccio e dei cristalli di ghiaccio colorati di lilla. Il suo vestito purtroppo è un pezzo unico. Nella parte superiore ha questa specie di maglioncino lilla con tutti questi puntini argentati, questo colletto tutto peloso color verde menta, uguale anche ai polsini, e poi ha questa gonna con tutte queste sfumature di azzurro e viola e con stampati sopra dei fiocchi di neve tutti pieni di glitter. L'unica cosa in più che ha questo vestito è questa parte di gonna che sembra veramente tanto plasticosa, che dovrebbe ricordarci un pochino l'effetto del ghiaccio. Ovviamente Crystal, come la maggior parte delle nuove Ever After Eye, non indossa pantaloni, ma ha questa sottospecie di leggings che sono semplicemente stampati sulle sue gambe. Quindi lei ha le gambe colorate sempre di questa specie di verde menta con dei decori incisi direttamente sulle gambe. Ai piedi invece porta questi stivali che trovo siano stampati molto
molto molto bene. Peccato che la colorazione sia molto scadente, nel senso che hanno colorato solamente questa parte qui, che sarebbe il pelo appunto dello stivale, e per il resto sono fatti semplicemente di una plastica un pochino perlata, ma non si sono sprecati neanche a colorarle i pompon qui a lato. In ogni caso devo dire che gli stivali sono comunque molto carini. E questa era Crystal Winter, l'edizione speciale del film Epic Winter, un inverno leggendario. Purtroppo devo dire di essere parecchio deluso, perché comunque ho tolto qualsiasi accessorio possibile, non ha una cintura, non ha una collana, non ha gli orecchini, le scarpe non sono stampate bene, non ha l'anello, non ha un braccialetto. Praticamente hanno tolto tutto quello che potevano togliere, addirittura anche lo stand, ma quello vabbè lo sapevamo già. E quando l'ho vista sinceramente non pensavo l'avrebbero ridotta in questo stato, soprattutto visto che la vendono come un'edizione speciale. Per essere un'edizione speciale sinceramente è veramente deludente. La cosa che fa veramente ridere è che se noi guardiamo nell'artwork e lo vediamo anche solo da qui, le hanno messo sia la collana che la cintura, che poi ovviamente nella bambola sono spariti. Comunque è una bambola carina e soprattutto essendo un'edizione speciale io la volevo assolutamente. La consiglio solamente se riuscite a trovarla ad un prezzo basso. Attualmente su Amazon UK viene venduta all'incirca sulle 14-15 sterline, che sono, se non sbaglio, sui 17-18 euro nostri. A quel prezzo comunque ve la consiglio, soprattutto per i collezionisti, perché è un pezzo da collezione, anche se molto deludente. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto, cosa ne pensate di lei, cosa ne pensate di tutte queste nuove Ever After Eye con pochissimi accessori, e fatemi anche sapere cosa ne pensate del film se l'avete già visto. Io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.